Si sono dati appuntamento davanti Piazza Prefettura a Campobasso. Sono i lavoratori e le lavoratrici del settore privato della sanità qui per protestare per il mancato rinnovo del contratto nazionale, per chiedere maggiore tutela, così come avviene nel settore pubblico. Queste le parole dei rappresentanti sindacali presenti qui in piazza. Il mancato rinnovo del contratto nazionale del comparto della sanità privata. Parliamo dei lavoratori del comparto sanità privata che si sono occupati in questo periodo di pandemia dei nostri cari che si erano ammalati di Covid. Sono stati lavoratori descritti come eroi per tutto questo tempo, ma quando si tratta di riconoscere il diritto al rinnovo del contratto, le associazioni di categoria, in particolare l'AIOP, si tirano indietro e non mettono la firma per rinnovare il contratto. Teniamo a precisare che questo contratto sono 14 anni che non viene rinnovato, il che significa che il potere d'acquisto degli stipendi di questi lavoratori risale a 14 anni fa. Lo stato di agitazione, dicono i sindacati, proseguirà con assemblee e presidi presso le strutture AIOP e ARIS a partire dal prossimo 31 agosto, sino ad arrivare allo sciopero dell'intero comparto. Noi siamo qui, questo sit-in dettato dalle iniziative nazionali, CGIL, CISL e UIL, su tutte le piazze a livello nazionale davanti alle prefetture, per il mancato rinnovo del contratto. Sono dipendenti della sanità privata associati AIOP e ARIS che sono 14 anni che non hanno questo rinnovo. La cosa più incresciosa e più vergognosa, che forse è la parola giusta, è che il 10 di giugno, davanti alla CGIL, la CISL e la UIL, AIOP e ARIS hanno firmato la preintesa e dovevano soltanto ratificarle entro il 30 di luglio, non si sono presentati all'appuntamento. Quindi questo sit-in serve, è un inizio, perché sicuramente andremo anche in regione, il 31 avremo le assemblee nelle strutture con i lavoratori e spiegare che cosa si sta verificando, e se AIOP e ARIS non firmano questo benedetto contratto arriveremo allo sciopero.